Insieme ai tuoi colleghi sindacalisti avete organizzato una manifestazione di protesta perché, dite voi giustamente, Agrigento è tagliata fuori da tutto, l'asse viario è completamente distrutto. Agrigento, Palermo e sappiamo qual è la situazione, Agrigento, Caltanissetta sappiamo qual è la situazione, ma non parliamo di andare dalla parte di Trapani o dalla parte di Siracusa. E quindi voi avete organizzato una manifestazione, scusa, ho dimenticato, il Ponte Morandi, Petrusa, no, è una situazione veramente drammatica. Ora la domanda che io ti pongo è questa. Ma nel momento in cui vedo che avete coinvolto il prefetto, quindi lo Stato, e i sindaci sono pure a manifestare, contro chi si manifesta? Io non c'entro niente, non è mia la colpa. Sì, non è colpa tua evidentemente, come non è colpa dei cittadini. Fai bene a ricostruire questo percorso perché mi consente di chiarirti anche questo aspetto. Quando CGIL, CISL e UIL ci siamo seduti per capire cosa noi possiamo fare, cosa potremmo fare per uscire fuori dal disastro su questo tema, perché Agrigento non è che vive solo il disastro infrastrutturale, Agrigento vive una lunga serie di difficoltà. Noi ci siamo detti, scendiamo in piazza, facciamoci sentire. Contestualmente ci siamo detti anche una grande, bella manifestazione che noi saremo in grado di fare come CGIL, CISL e UIL, riuscirà a coinvolgere quel pezzo di mondo che noi rappresentiamo. E ci siamo detti: possiamo provare ad allargare il consenso rispetto a questo, su questo tema. Su questo tema noi abbiamo detto di provare ad allargare il consenso per essere sempre di più e arrivare meglio e prima in quelle istituzioni che ti spiego quali sono per la manifestazione. Abbiamo condiviso da subito questa idea con Don Mario Sorce, nella qualità di direttore dell'Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro. Il problema è della provincia. Questi sindaci, che è complicato mettere assieme, che è difficile metterli assieme, perché per natura i sindaci hanno problemi diversi, le collettività problemi diversi, la sensibilità politica, l'appartenenza politica è diversa. Su un tema così delicato, quale l'isolamento infrastrutturale, vogliamo chiedergli che cosa ne pensano? E quindi su questo tema i sindaci, le associazioni datoriali, tutte le associazioni che rappresentano a vario titolo questa provincia ci stanno. Contro chi si manifesta? Contro quegli enti che a vario titolo hanno responsabilità di governo, tipo l'ANAS. Che cosa fa e che cosa intende fare per portare a termine questi progetti oggi bloccati? Le ferrovie, cosa fa e cosa intende fare rispetto al disastro per mancanza quindi di alternativa del trasporto ferroviario? Il governo regionale e il governo nazionale su questi temi, cosa fanno e cosa intendono fare per migliorare, per governare, per controllare? Segretario, Arrivo. no, interrompiamo un attimo. Il discorso sai qual è? È molto semplice. Il Ponte Morandi è chiuso da 1.000 giorni. L'ANAS continuamente, fino a poco tempo fa, i responsabili regionali e forse anche nazionali sono venuti lì a Pazzo Filippini in una riunione convocata dal prefetto. Quando venne il rappresentante 5 Stelle siciliano, adesso viceministro, Cancelleri. Cioè, voglio dire, i compitini sono stati tutti fatti, tu mi devi permettere la provocazione. Rischiamo che questa diventa una passerella. Allora, cosa dico io? Il governatore della Liguria, Totti, ha minacciato di incatenarsi, cioè ha minacciato una cosa eclatante. Io non credo più a questa manifestazione, perdonami, ma è il mio punto di vista e te lo devo esternare. Non credo a queste passerelle, perché voi vi incontrerete alla rotatoria di Giunone e a piedi percorrerete la strada sino a alla rotonda degli scrittori. E come suol dire, e su talinea poi che cosa c'è? O meglio, quanto tempo ti dai? Perché tu sei molto attivo, abbiamo, come dire, ti ho seguito in questa battaglia straordinaria dei precari di Agrigento. Io non ho problemi assolutamente a riconoscere quel che sono i lavori degli altri. Voglio dire, data questa manifestazione, entro quanto tempo tu vorrai risposte e cosa si farà dopo? Perché il problema è dopo la manifestazione, per risolvere il problema. Bene, evidentemente facciamo ovviamente due mestieri diversi. Tu
tu sei bravo a fare il tuo, così come il sindacato ha un modo di agire. Quando noi ci siamo incontrati, CGIL, CISL, UIL, CON e Don Mario, ci siamo detti da dove partire e se era utile, come qualcuno aveva proposto inizialmente anche esterno, se era utile la manifestazione prima o chiedere l'incontro con questi enti per poi dopo eventualmente decidere. Noi, proprio perché hai ragione, abbiamo detto, noi passerelle non ci servono. La provincia di Agrigento, la città di Agrigento è talmente piccola che noi tutti i giorni siamo a contatto con i cittadini, con i lavoratori, quindi passerelle noi non ne abbiamo di bisogno. Campagna elettorale noi non ne facciamo, quindi non ci può essere rischio di strumentalizzazione. E per questa ragione noi abbiamo deciso che all'appuntamento, perché dopo la rotonda di Giunone, dopo questa manifestazione splendida che ci sarà, è chiaro che inizia, non è che finisce alla rotonda di Giunone, inizia la scommessa di quello che saremo capaci di mettere in campo, inizia la discussione con questi enti. Ma per iniziare io ci vado forte di un consenso sociale, se saremo capaci di farlo, perché è chiaro che se alla rotonda Giunone saremo 20 sindaci e 20 sindacalisti, chiederemo scusa per il disturbo a tutti, ce ne torniamo nelle nostre stanze ed evidentemente dovremmo anche riflettere sulle nostre capacità di mantenere questo ruolo sindacale. Ma se, come io credo, i cittadini capiranno che è un'opportunità storica che noi abbiamo per dire basta agli abusi e ai soprusi, per dire che i nostri diritti di viaggiare in maniera intanto senza rischiare la morte, perché noi abbiamo la 189 che è chiamata la strada della morte, abbiamo la fondovalle che è chiamata la strada della morte, vogliamo garantire ai cittadini la sicurezza nel viaggiare e agli imprenditori la possibilità di muoversi serenamente senza andare fuori dal mercato per la gravità del trasporto merci. Quindi a quei tavoli di confronto noi ci andremo forti dal consenso sociale ricevuto dai cittadini e diremo: egregi governanti, egregi amministratori, avete visto che la provincia di Agrigento non è più quella provincia cosiddetta inutile perché non scende in piazza a difendere i propri diritti. Sappiate che noi non saremo un pungolo, noi siamo una mazza pronti a colpirvi nella vostra irrilevanza, nel vostro non agire. Vorremmo sapere, chiedi tempi, noi chiederemo a loro dal punto di vista tecnico, perché è chiaro che un conto è pretendere la Castelvetrano gela, un conto dire domani io voglio il progetto. Non siamo così stupidi e quindi noi chiediamo quando iniziano i lavori sulla 189 per chiudere tutti questi semafori, quando mi chiudi la 6:40, da lì noi monitoreremo giorno per giorno il lavoro che si fa rispetto anche alle altre istituzioni, i progetti che si intendono mettere in campo, e lì chiaramente sarà responsabilità nostra sollecitarli nelle inadempienze. E allora 30 secondi, segretario, fai un appello a questo punto a chi vede questa intervista, invitali a venire, perché da quel che tu dici più si è in questa manifestazione, più forza avrete voi per poter poi andare a battere pugni. A me hanno insegnato. Appello, siamo andati lunghissimi. Mi hanno insegnato che la forza dei cittadini è la prima cosa da mettere in campo. Noi lo chiamiamo consenso sociale e consenso contrattuale. Se noi falliamo, se i cittadini non vengono a difendersi il sacrosanto diritto di avere la viabilità, è chiaro che passerà ancora un po' di tempo prima che altri potranno rimettere in campo una manifestazione. Data e orario e appuntamento il dove? 25, sabato 25 gennaio alla Rotonda Giunone per una marcia a difesa del proprio diritto di avere la viabilità idonea per muoversi fuori Agrigento. Alle ore? Alle ore 11.